abbiamo incontrato, non a caso, Giambattista Borriero, che in soldoni, visto che non si parla di saldatura, è responsabile commerciale per Arroweld di tutto il mondo della saldatura. La prima domanda che vogliamo fargli è questa: quali sono le novità introdotte da Arroweld nel mondo della saldatura per il 2024? Ciao a tutti e grazie per l'opportunità. Le novità sono tantissime, perché noi come saldatura tocchiamo un'infinità di applicazioni e di prodotti. Abbiamo alcune novità che riguardano invece il mondo Fronius. Hanno sviluppato alcune nuove tecnologie, una macchina in particolare che si chiama iWave, che è una piattaforma TIG multifunzione. È la prima piattaforma TIG trifase ACDC che può saldare TIG, TIG con filo freddo e anche in modalità MIG e MIG arco pulsato. È la vera grande novità di Fronius, che si conferma il grande costruttore di nuovi processi, perché di questo stiamo parlando, ed è una macchina che ha avuto grandissimi apprezzamenti in questi giorni e molto interesse. In questa postazione c'è la novità di cui vi parlavo, che è l'iWave 400, in questo caso qua, con il carrello per diventare una macchina MIG. Questa è una macchina CDC da 400 ampere trifase, quindi è un TIG che può saldare tutti i materiali, compreso anche l'alluminio, che è un aspetto molto molto importante. Su questa macchina qua manca il carrello di riporto a filo freddo, che comunque si può installare, mentre è installato il carrello per poter saldare a filo. Quindi questa macchina è una macchina trivalente, salda a elettrodo, salda a TIG, DC, quindi acciaio inossidabile, acciaio carbonio, salda alluminio, può saldare con il filo freddo e può saldare anche a MIG, MIG standard, MIG pulsato, quindi è una macchina veramente straordinaria, multiprocess a tutti gli effetti. Essendo una CDC può fare anche alluminio. Questo è proprio il top di gamma che abbiamo in questo momento qua. Stiamo vedendo un'evoluzione grandissima sulle macchine, diciamo, vecchio stile. TIG, l'iWave. Io ho provato il TIG filo freddo, è una macchina impressionante. E allo stesso tempo non riusciamo a capire quanto il laser entrerà nella produzione, quando da un lato abbiamo delle macchine che hanno delle performance altissime. Ottima domanda. Ieri, nel senso arco temporale, fino a un anno e mezzo fa più o meno, il conflitto, se vogliamo parlare di confronto, c'era laser contro il processo TIG, perché laser è un processo che ha una sua ragione fino a spessori dagli 0,5 mm, 2-3 mm di spessore, quindi l'arco il range del TIG. Oggi siamo già in una seconda fase, in tempi molto rapidi, in pochi mesi, dove laser è contro laser. Okay. Ora, il TIG chiaramente sono processi che non verranno mai messi da parte nelle aziende, però il laser sta prendendo posto per due motivazioni principali. La prima è la semplicità di utilizzo, nel senso che un saldatore TIG è un saldatore molto esperto. Il TIG richiede una grande manualità e una grande conoscenza del processo di metallurgia. Il laser, io che non sono nessuno in saldatura, prendo in mano la torcia e posso passare per un fenomeno. E poi il secondo sono chiaramente i tempi di lavorazione, perché il laser permette in manuale e in certe applicazioni di andare ad abbattere in maniera importante i tempi di lavorazione. Parliamo di tempistica 1 a 8, 1 a 10, voi capite, considerando che il costo della saldatura, l'80% di un metro di saldatura, il costo dell'uomo, voi capite che si vada a battere in maniera importante questo tipo di costo. Poi è chiaro che la saldatura è fatta di saldatura MIG, di saldatura TIG, di processi che è il nostro core business da 30 anni. Altra grande novità del gruppo Arroweld Italia è l'accordo che abbiamo fatto con LC Laser. È un'azienda spagnola ed è l'unica azienda in questo momento qua in ambito Unione Europea che si produce laser in casa. La fonte, la sorgente del laser viene dalla Cina, perché quello è il mercato di riferimento. La macchina è stata totalmente ingegnerizzata e sviluppata poi in Spagna. Ti interrompo? Oh, prego. Siccome noi stiamo provando diverse laser, cioè diverse macchine laser, sì, ci può dire, una domanda che facciamo un po' a tutti, quali sono i vantaggi della vostra macchina laser? Il vantaggio del nostro laser si chiama soluzione laser più cabina, perché il laser è un oggetto, se posso definirlo tale, in classe 4. E quello che stiamo riscontrando adesso, noi siamo entrati in questo mondo da poco, da un anno e mezzo. C'era una grande euforia un po' di tempo fa, dove sembrava che tutto il mondo andasse a saldare al laser, nella direzione del laser. Il laser poi delle limitazioni di spessori, di posizioni, c'è una torcia che è importante, poi magari la vediamo, quindi c'è una serie di... Però ha dei grandi vantaggi, che è facile, accessibile a tutti. La soluzione che noi abbiamo studiato insieme con LC non è quella di vendere laser e di andare a puntare sulla macchina, che può essere il 6 mm,
oltre ai millimetri, con il filo separato, eccetera, eccetera, ma di proporre al cliente una soluzione che si chiama laser con cabina. Cabina che è una cabina certificata, è una cabina che viene fatta appositamente, è stata provata, testata, e abbiamo sparato contro per tot tempo, eccetera, quindi diamo una cabina certificata, non è una cabina commerciale, è una cabina del genere, una cabina che ti permette di lavorarci dentro, non avere rifrazioni, non avere pericolosità al di fuori chiaramente di questo ambito di lavoro qua. La tecnologia ci ha permesso di collegare la cabina, le faccio vedere, ci ha permesso di collegare la cabina al laser, per cui quando dentro l'operatore sta saldando, il sistema esternamente, che è un semaforo, ok, mi dice puoi entrare, non puoi entrare, fermati, eccetera, eccetera. Oltre alla saldatura, quindi due modelli per saldare, manuali più modello robotico, questo ve lo faccio vedere. Questa è la grande novità che presentiamo e lanceremo nel mercato il prossimo anno. È un sistema di saldatura automatico, c'è un robot, in questo caso dell'ABB, un 6AS ABB, con montata una testa per saldatura plasma e col generatore, chiaramente, che è quello che è il fratello di quello che avete visto precedentemente. Questa sarà la grande innovazione tecnologica che spaccherà il mercato. Quest'anno, tra l'altro, mi sono dimenticato, celebreremo i 30 anni di rapporto con Fronius, nato nel ottobre 1993, quindi 30 anni di storia. E abbiamo visto tutta una serie di cambiamenti. Io infatti la domanda è proprio questa, perché quest'anno ho visto delle evoluzioni di spessore, cioè il TIG filo freddo, e ho provato tanta roba, ecco. Sì. Sono rimasto che è una macchina e ha un profilo tecnologico altissimo. Va detto anche che comunque è una prerogativa di Fronius da sempre di fare prodotti di alto profilo tecnologico, ma molto semplici. Poi l'interfaccia uomo-macchina è molto semplice. Perché? Perché questo tipo di tecnologia poi va nelle mani non solo di saldatori esperti, che è merce sempre più rara, ma va nelle mani di saldatori. Quindi una prerogativa di Fronius di fare prodotti, tutta la gamma Fronius, di alto livello, alta tecnologia, altissima affidabilità, ma che poi si prestano a essere usati da persone normali, come siamo noi, insomma. Fronius è anche automazione molto spinta. In questo caso qua è un sistema per la saldatura circonferenziale con TIG a filo freddo, un sistema automatico. Però Fronius è una divisione molto importante dove sviluppa tantissimi belli oggetti ed è molto focalizzata nel settore della saldatura filo caldo, hot wire, quindi settore clad, settore dei riporti, un ambito in cui noi in Italia siamo molto presenti, c'è una grandissima richiesta. Questo è un TIG con il riporto di filo freddo. Questa fa delle saldature, in questo caso qua, circonferenziali, possono essere dei piccoli barilotti, dei piccoli boiler, non so come definirli, ed è totalmente made in Fronius. Abbiamo presentato anche un'altra bella novità che riguarda tutto quello che concerne il mondo della saldatura orbitale, quindi saldatura dei tubi, ma non solo saldatura, anche taglio dei tubi e l'intestazione, che è la cosa più importante, per saldatura dei tubi con un sistema automatico che è l'orbitale. Beh, Fronius ha fatto una gamma di macchine anche che si chiamano Power Tools, che è una gamma di macchine per il settore sempre professionale, però non che va a cercare quei clienti che sono clienti artigiani, piccole imprese che non hanno necessità di spendere miliardi per attrezzarsi. E hanno fatto una gamma di macchine ad elettrodo, MIG e TIG, che si prestano molto bene dal punto di vista economico, mantenendo le qualità e le performance di Fronius. Per fare dei manufatti sono normalmente imprese artigiane. Visor, le nuove maschere, ce le racconti un secondo? Perché c'è una novità, a quanto ho capito, sull'interfaccia Bluetooth? Sì, assolutamente sì. La Fronius ha fatto questa maschera che si chiama Visor Connect, che è collegata via Bluetooth alla saldante e quindi garantisce, soprattutto nel settore TIG, dove hai un arco che è un arco voltaico molto concentrato e alcune maschere, non captando bene la luce dell'arco voltaico, a volte tendono a non chiudersi nei tempi previsti. Questa macchina qua garantisce il 100% della chiusura dello schermo a ogni innesco dell'arco o pedale che uno voglia utilizzare. Sono sistemi poi che possono essere utilizzati solamente come maschera, quindi come caschetto, oppure possono essere integrati con dei sistemi di aspirazione che mi garantiscono quindi una qualità dell'aria quasi assoluta. Questo mondo qua è un mondo che è in grande evoluzione, perché quello che prima era visto come un puro costo in azienda, perché 800-700 euro di maschera, 1500 euro di filtro, eccetera, invece secondo me il comfort del saldatore è un qualcosa che rende sulla qualità della saldatura e sui tempi di lavorazione.
Senza dubbio, oltre al comfort, è proprio la sicurezza dell'operatore, il fatto che possa saldare senza respirare parti di materiale, senza respirare acciaio, gas e tutto quello che ci va dietro. Un'altra bella novità, come vi dicevo, che abbiamo presentato è già da un po' che operiamo in questo ambito qua, questo è il mondo che riguarda la saldatura con il robot collaborativo, il cosiddetto cobot. Noi abbiamo fatto un accordo con un'azienda che si chiama Omron attraverso la nostra consociata che è la Guidetti Technology di Modena, che si è specializzata, oltre a vendere Fronius in Emilia Romagna per le applicazioni manuali, si è specializzata in due ambiti. Uno che è la saldatura cobot. Con questo sistema qui ci montiamo peraltro il top della tecnologia Fronius, perché montiamo di solito dei CMT, che è un sistema di saldatura ad arco freddo, insomma una macchina molto particolare con delle prestazioni veramente straordinarie. E poi qui abbiamo l'altra grande novità che abbiamo presentato oggi, che questa è un'invenzione, è un business di Massimo Guidetti che ha voluto creare questa area di business, che è il metal printing, quello che si chiama VAM, il Wire Arc Additive Manufacturing, come nome brevettato, noi lo chiamiamo Arcreo Metal Printing. Non è la novità, è già presente da un po' di tempo in molte sedi produttive italiane e soprattutto estere, che hanno sposato per prime la causa, però questo ambito è un ambito in cui noi stiamo, ci crediamo molto, ed è un ambito in cui prevediamo una grande crescita nei prossimi 3 o 5 anni, perché c'è una grande richiesta. Per quanto riguarda la prototipazione rapida, giusto? Corretto, ma non solo, perché entrerà anche in produzione. Quindi c'è una grande evoluzione da questo punto di vista. Nuovi processi di saldatura ci permettono di produrre manufatti, ad esempio nel settore dell'oggettistica, ma anche tavoli, sedie, insomma, anche dei ponti ci fanno in giro per il mondo. Fare relativa al costo di questa macchina, sì. Perché per esempio ho visto macchine che facevano stampa 3D, avevano costi 100-150 mila euro. Sì. Questa che costo ha? Confermo, il prezzo preciso non lo so, ma solo per la parte di saldatura abbiamo un generatore da 30 mila euro. Quindi se non sono 100 mila saranno pochi meno, però è una tecnologia molto costosa, assolutamente sì, ma estremamente performante. Questa è un'altra bellissima novità. Questo è un simulatore di saldatura completamente nuovo che permette a un operatore inesperto di apprendere, di approcciare le prime metodologie di saldatura in tutti i processi ad arco, quindi elettrodo, TIG, AMIG, in maniera molto, molto, è una realtà veramente virtuale, ma in maniera molto realistica ci permette di fare delle saldature e di preparare delle persone. Perché è un sistema molto semplice che permette anche a dei giovani operatori di approcciare questo mondo. Merita di essere testato. Fronius l'abbiamo appena visto, un'azienda austriaca. In questo momento qua Fronius è una multinazionale da quasi 2 miliardi di euro di ricavi, quindi un'azienda con più di 6.000 dipendenti ed è un'azienda molto votata allo sviluppo tecnologico, è diventata oggi l'azienda di riferimento nel mondo della tecnologia. Passiamo a un prodotto che è molto più semplice, perché sembra quasi banale da quanto semplice, che sono dei tavoli modulari, è dell'acciaio che viene lavorato, viene trattato, viene niturato al plasma per essere indurito fino a 870-880 Vickers con vari prodotto. Ha detto di meno performante, no? Però è un prodotto molto invidiato questo, ecco. Questo prodotto, io ho 34 anni di esperienza, è la più grande innovazione nel mondo della saldatura. Noi conosciamo Sigmund, siamo loro parte in Italia da 20 anni, ma abbiamo capito in tempi recenti, una decina d'anni fa, come promuovere il mercato. Infatti siamo passati da vendere 70-80 tavoli all'anno, oggi li facciamo in un mese. Poi si è allargata molto la gamma, è nata una cultura. Noi quello che abbiamo fatto è stato di non di vendere il tavolo ai nostri clienti e di presentarlo, perché quello è banale, ma è stato di andare ai clienti a spiegare che con il tavolo avrebbero potuto lavorare meglio, più in sicurezza, con più velocità, con più precisione. Il cliente questo lo ha capito e ha cominciato a prendere il tavolo. Il tavolo nudo e crudo, che può essere un tavolo piano, può essere un tavolo elevabile, può essere un tavolo su gambe, il tavolo viene venduto nudo e crudo. Ma la vera chicca del tavolo sono tutti questi accessori che tu gli metti sopra. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo formato delle persone, in particolare uno, Beppe Indele, che è stato poi il promotore dei tavoli con altri colleghi, a educare il nostro cliente all'uso del tavolo. È stata quella la chicca. Praticamente voi avete tolto le dime, giusto? Corretto. Non solo, il cliente, il tavolo poi è fatto per essere sopra, tu ci vai a saldare,
non è che è un tavolo dove ci appoggi la roba, qua sopra ci saldi, ci batti, vai, fai delle attività, eccetera, eccetera. Il cliente ha capito che con questo tavolo qua può permettersi di avere un personale meno esperto, perché un tavolo del genere è molto semplice da attrezzare, se sai quali attrezzi usare. L'unica domanda che ti faccio su questo tavolo è una: io, se lo dovessi comprare, avrei un dubbio, cioè sulla durabilità, no? Perché comunque sia, ci butto roba saldata, martelli. Mi può dire qualcosa su questo discorso qui della durabilità? Allora, il tavolo è trattato, sono tutti tavoli trattati, acciaio, viene trattato, triturato dal plasma, quindi viene fatto un trattamento superficiale che è antigraffio. Il tavolo si presta per lavorarci sopra. Noi li vendiamo in saldatura. Quindi non ho problemi se prendo dei pezzi e li butto sopra il tavolo, non ho problemi se mi cascano dei pezzi, non ho problemi se batto, se butto del materiale. Questo trattamento mi permette di non preoccuparmi di questo. E poi hanno fatto questa novità degli ultimi, l'ultimo anno e mezzo, la serie di tavoli anche per la robotica, quindi dei tavoli che si prestano a essere impiegati anche in ambito robotico, o con il cobot o con dei robot antropomorfi di saldatura. E hanno fatto dei sistemi con delle cabine come queste che vengono chiuse, ok? Sono cabine di saldatura estremamente belle, gradevoli alla vista, super sicure, che ti permettono di saldarci sopra e di lavorarci senza nessun tipo di problema. Poi ci sono varie cabine di varie fattezze, di varie dimensioni, aperte, chiuse, con le finestre, senza finestre, con le telecamere, insomma una serie di evoluzioni che permettono di lavorare bene, meglio. Possono essere anche alcune con il tetto chiuso, con il circolo interno, insomma per mettere l'operatore nelle condizioni di poter lavorare bene, ma soprattutto in sicurezza, sempre di più. Univet è un fornitore del gruppo Arrowell d'Italia, non direttamente di Arrowell d'Italia, ma di un'azienda del gruppo che è Cenigomma, se non vado errato, forse Bisicur. Loro sviluppano, sono un'azienda leader in Italia per lo sviluppo di occhiali e sistemi di protezione, e hanno sviluppato una grande, tu mi chiedevi delle novità delle chicche, che è la prima maschera per il laser sviluppata al mondo, maschera certificata per saldatura laser. Non esisteva nel mercato, io l'ho vista oggi e mi sono quasi emozionato, perché questa è una chicca, questa sconvolgerà il mercato nella saldatura manuale. Quali sono le caratteristiche e le differenze rispetto a una saldatura normale? Caratteristiche e differenze rispetto a quella che è una saldatura normale è che qui parliamo di un abbinamento saldatura a dispositivi laser. I due mercati sono governati da due normative differenti. Il prodotto laser è governato da una normativa che è la 207, il prodotto saldatura è governato da una normativa che è la 175. Oggi, essendo in distribuzione sistemi di saldatura laser, il dispositivo di protezione che deve essere utilizzato deve essere conforme a entrambe le norme per dare una garanzia di sicurezza. Questo è l'unico prodotto attualmente presente sul mercato che ha unito le due certificazioni, dando la garanzia all'utilizzatore di poter essere protetto sia per quanto riguarda la radiazione ionizzante, quindi parliamo di radiazioni laser, che per quanto riguarda le radiazioni derivanti da processi di saldatura. È un prodotto che al suo interno porta un filtro laser con delle specifiche caratteristiche che fanno riferimento ai requisiti della 207 come norma, e un visore ottoelettronico per quanto riguarda il processo di saldatura. Oltre a ciò, la scocca esterna realizzata anch'essa è conforme alla normativa 207, quindi vuol dire che non solamente l'occhio è preservato dall'eventuale danno, ma il viso completamente, per un'eventuale rifrazione accidentale di quella che può essere la radiazione laser. È una maschera completa, come DP generico per quanto riguarda la saldatura laser, e dimmi se ho capito bene, può essere utilizzata comunque sia in entrambi gli ambiti? Assolutamente sì. Teniamo conto, Massimo, ma non solo, che fino a pochi mesi fa giravano video sul web di gente che saldava laser a mani nude e senza nessuna protezione sugli occhi. Noi quello che abbiamo fatto, come spiegavo prima, è stato quello di raccontare e cercare di educare il nostro cliente che gli occhi vanno protetti, le mani vanno protette, il corpo va protetto, l'area di lavoro, eccetera. C'è un'ignoranza pazzesca. Univet qui ha fatto un prodotto che cade a fagiolo ed è un prodotto, come si dice, tanta roba in gergo tecnico. Esatto. Complimenti, davvero bel prodotto. Bravi, complimenti, grazie Massimo. Ora vi porto in Camper. È un'azienda tedesca,
è un'azienda straordinaria che è cresciuta tantissimo nel corso degli ultimi anni. Parliamo di un'azienda che supera i 70 milioni di euro di fatturato di filtri, cartucce, sistemi mobili, impianti e braci, quindi è tanta roba. È un'azienda che ha deciso di rivoluzionare il modo con cui si approccia un cliente che salda, perché fino a ieri l'aspiratore per il cliente finale, il cliente utilizzatore, non essendo un prodotto che va in produzione, che crea reddito, era visto semplicemente come un costo. Quindi normalmente diceva: guarda, non me ne frega niente, mi attacco un braccio a parete con un motore e butto fuori. Poi, grazie a Dio, la normativa ci ha permesso nel corso degli anni di creare consapevolezza. Il saldatore che poi si ammala, si lamenta, sono tutta una serie di cose. È giusto che uno, che un saldatore abbia dei sistemi per proteggersi, o maschere aspiranti, o bracci, o torce aspiranti. Questa è una novità fatta in combinazione con Fronius, questa è la torcia Fronius. Kemper ha creato questo oggetto e ha creato un oggetto che permette, a seconda della torcia che tu vai a montare, questo si regola e ti dà esattamente, si regola sull'aspirazione di tot metri cubi ora di aspirazione di filtraggio. Questa è una torcia che salda e aspira? Sì, okay. Sì, corretto. Questa non c'è qui la saldante. Questa è una torcia che va collegata alla saldatrice Fronius che avete visto prima, e l'operatore, man mano che salda, chiaramente la torcia aspira da questa... Aspira dall'esterno. La protezione del gas, tutto quanto. Quella è garantita, assolutamente. La distanza che vedete non è una distanza a caso, è quella che permette di saldare, di captare il materiale, il fumo, l'inquinante, ma di preservare il gas per la protezione dell'arco voltaico. È una torcia rivista, rimpicciolita, quindi molto ergonomica, molto bella. Kemper ha tutta una serie di sistemi per catturare il fumo. Dalla torcia ha dei bracci straordinari che si possono piegare e mettere in tutte le posizioni del mondo, sistemi da banco, sistemi carrellati come questi che vedete, con filtri a cartucce, filtri assoluti, una serie insomma di filtraggi che ci permettono di fare dei lavori anche molto molto gravosi. Dove non arriva il filtro, ci arriviamo con l'impianto centralizzato e ci montiamo poi i bracci tipo questo. Questo è un esempio di una stazione, sopra c'è una condotta con un motore posto a 20, 30, 50 metri con varie calate e vari bracci che aspira. Dipende da cosa salda il cliente. Jochen Kemper, please Jochen, show to the engineer in affitto how your system runs. Magic tuck tuck. The light. In Italia di solito quando non... In Germany, also in Germany. Questo non lo conoscevo, molto interessante. Quando sei in saldatura nel reparto, devi saldare l'operatore, non è che diventa tante cose, tanti aggeggi. Parte, lo gira. Poi vedete, vi dicevo del braccio, questo sistema brevettato da Kemper, è un sistema estremamente affidabile. Faccio vedere una cosa. Questo braccio, dove lo metti sta? E questa è una delle cose che ci ha fatto conoscere questa azienda, i bracci che sono straordinari, sia da parete o bracci da carrellato, sono veramente straordinari. Bella azienda, ottima partnership. Ora ti volevo fare l'ultima domanda, Gianbattista, poi ti mando a fare il tuo lavoro in trincea. Non ho capito, quella stazione luminosa là cosa serve? Ottimo, questa è un'altra chicca di Kemper. Questo oggetto si chiama AirWatch. Questo è un aggeggio che misura costantemente la qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro. E misura CO2 ppm, misura degli inquinanti che ci sono e ti allerta e ti dice se l'aria, a seconda dei colori che ti mette fuori, è completamente monitorato. C'è un software che viene controllato, collegato in rete, eccetera, eccetera, e ci permette di monitorare costantemente l'aria nell'ambiente di lavoro. È tanta roba. Questa è tanta roba, assolutamente sì. Allora, ingegneri in affitto, io vi ringrazio, è stato un grande piacere e ciao a tutti. Buon lavoro, grazie.